Andiamo in Salento, dove si concluderà domani 14 agosto la Carta di Leuca 2022, la settima edizione del meeting internazionale per la pace. Siamo collegati via WhatsApp con Don Davide Russo, rettore del Seminario Minore Diocesano e tra gli organizzatori dell'evento. Buongiorno Don Davide, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, Don Davide, partiamo subito, come dire, con una domanda d'obbligo. Come nasce questo meeting internazionale? Sì, questo Carta di Leuca nasce ormai 7 anni fa da un'intuizione della diocesi di Agrigento, quindi il vescovo Vito Angioli e del parco culturale ecclesiale Terre del Capo di Leuca. E parte ambizioso perché desidera essere un luogo di incontro, una piazza, un meeting appunto tra i giovani dei territori, degli stati che si affacciano sul Mar Mediterraneo. Questo per dar seguito un po' a quella vocazione geografica e storica che il Capo di Leuca ha all'interno di tutto il mare Mediterraneo, cioè di essere un ponte proteso verso l'incontro, verso l'altra sponda del Mediterraneo. Mediterraneo vuol dire appunto il mare tra le terre e Leuca è questo trampolino di lancio che può essere un ponte in mezzo a tanti altri muri a cui la storia purtroppo ci fa assistere. Questa è l'idea un po' di questo evento che è giunto appunto alla settima edizione. Ecco, Don Davide, hai parlato di ponti, quindi mi ricollego ad un'altra domanda, anche questa in qualche modo, ecco, esplicativa. Qual è il tema che avete scelto per quest'anno? Ecco, nel corso di questi anni ci siamo soffermati su tanti temi che hanno a che fare con la convivialità delle differenze, con l'incontro, con la pace. Il nostro sfondo di riferimento rimane il Magistero della Chiesa e rimane soprattutto la grande testimonianza del venerabile Don Tonino Bello, di cui noi siamo onorati di contare tra i nostri conterranei. Don Tonino nasce proprio in questa diocesi ad Alessano. Ecco, come custodi e come coloro che vogliono essere una cassa di risonanza del suo pensiero, del suo magistero, della sua vita, quest'anno più che mai ci è sembrato opportuno riflettere sul diritto alla pace. Purtroppo gli eventi a cui abbiamo assistito ci hanno presentato tanti scenari di conflitti, primo tra tutti chiaramente quello che si sta consumando in questi giorni, in queste ore, tra Ucraina e Russia, ma senza dimenticare tutti gli altri conflitti che forse in maniera più silenziosa vengono appunto consumati in tutto il resto del mondo. Proprio per questo motivo, allora, il diritto alla pace è stato preso come spunto di riferimento per noi, per educare, per insegnare ai giovani partecipanti quali siano appunto i sentieri concreti di impegno che possono portare a una nuova cultura di pace e di solidarietà. Questi momenti di preghiera, Don Davide, di incontro, di convivialità, di confronto dei giovani, stiamo vedendo delle immagini e ringrazio Alberto Passaseo per avercele fornite, e porteranno un risultato, ci sarà un frutto alla fine, ecco, di questo incontro, di questo meeting? Sì, io penso che ci sia innanzitutto un frutto interiore. Nell'esperienza che questi giovani hanno vissuto. Mi piace sempre pensarla così, questo evento di Carta di Leuca, che i ragazzi che partecipano a Carta di Leuca quantomeno non saranno coloro che un domani creeranno divisioni, muri e saranno forse un po' più distanti da ideali razzisti o di divisione, proprio perché il fatto di vivere insieme per una settimana con persone di tutt'altra cultura, di tutt'altra provenienza, a volte anche di tutt'altra fede, alimenta nel cuore di ciascuno dei ragazzi uno spirito di accoglienza, di incontro, di reciprocità. Questo, come dire, è un frutto a lungo raggio, cioè a lunga gettata. Nell'immediato, questi giovani, proprio grazie ai confronti che quotidianamente abbiamo vissuto in piccoli gruppi di lavoro in piccoli laboratori e questi giovani hanno prodotto un documento che è appunto Carta di Leuca, che verrà sottoscritto e firmato da parte di tutti i partecipanti, dalle autorità, di tutti coloro che appunto verranno domani mattina davanti al santuario di Santa Maria di Leuca, verrà firmato come
un documento che non deve rimanere solo carta, ma che si deve trasformare nell'impegno quotidiano di tutta una vita. Questo è un po', come dire, il frutto che sarà a conclusione, ecco, del cammino di questi giorni. Un meeting che si conclude domani, appunto, c'è stata una grande partecipazione, appunto, anche di giovani provenienti da diverse parti del mondo, Don Davide. Sì, esatto, è proprio così. Tra l'altro vorrei sottolineare che anche durante gli anni della pandemia, quando la pandemia era più intensa con tutte le restrizioni, Carta di Leuca comunque ha voluto essere un segno di speranza. Pertanto questi eventi negli anni scorsi, soprattutto negli ultimi 2 anni, sono comunque stati fatti, seppur online o alternando momenti online e momenti in presenza. Questa è la prima estate, come dire, dove ci siamo potuti rincontrare fisicamente, ci siamo potuti conoscere, camminare insieme, sentire la vicinanza dei nostri fratelli e sorelle. Quest'anno abbiamo avuto circa una settantina di iscritti che, grazie ai vari partner dell'evento di Carta di Leuca, hanno potuto prendere parte fisicamente qui a Santa Maria di Leuca e a Ruffano, che è il paese che ci ha ospitato in questi giorni. Nello specifico abbiamo avuto presenze dalla Romania, presenze dal Portogallo, dall'Italia, da Malta, dall'Albania, ma soprattutto mi piace sottolineare quei ragazzi e quelle ragazze che, grazie alla collaborazione con Caritas Ucraina, hanno potuto partecipare a questo evento. Quindi è stato molto importante per noi ascoltare dalla loro viva voce e dalla loro pelle, possiamo dire, l'esperienza che stanno vivendo nel proprio territorio, ma da quanto loro ci hanno condiviso è stato anche tanto importante per loro ricevere un supporto, una vicinanza, un interesse da parte dei loro, come dire, fratelli e sorelle italiani e europei, che appunto si sono fatti vicini grazie a uno spirito di fraternità. E anche dalla Svezia, dimenticavo questo altro stato che appunto ha inviato alcuni suoi rappresentanti per partecipare con noi in questi giorni a Carta di Leuca. Un meeting che speriamo possa tornare anche l'anno prossimo, ma immagino di sì. E quindi, Don Davide, in conclusione, una battuta finale: bilancio di quest'anno positivo? Senz'altro è un bilancio positivo. Noi ci abbiamo messo tutto il nostro impegno con grande fatica organizzativa, però sono convinto che questi giorni sono stati anche accompagnati dalla grazia di Dio, che ha saputo, proprio quello che è il proprio dello spirito, ha saputo cucire tessuti di comunione. E l'altro giorno vedevo questo grande miracolo, lo chiamo io, come nei momenti di festa, nei momenti di laboratorio, i gruppi nazionali dei ragazzi di cui vi parlavo precedentemente si sono completamente amalgamati tra di loro. E noi stiamo insieme solo da 3-4 giorni, sembra che siano nate delle amicizie che sono lunghe da anni, che si protraggono da anni nel tempo. Io penso che questo sia, ecco, il risultato più bello che ciascuno di noi porta nel cuore, come anche mi ha commosso il fatto che questa mattina, quando abbiamo accompagnato all'aeroporto, i ragazzi maltesi si siano messi a piangere per tristezza e anche per un pizzico di nostalgia di dover lasciare, ecco, questa esperienza. Sono segni concreti di come nel cuore di questi giovani è nato un seme di speranza, un seme di pace. E complimenti a chi questi semi li lancia, caro Don Davide. Ti ringraziamo, grazie per essere stato con noi, per esserti riuscito a ritagliare un po' di tempo da dedicarci. Grazie anche ad Alberto Passaseo che ci ha fornito le immagini e questo collegamento. Grazie ancora Don Davide Russo, tra gli organizzatori del 7° meeting internazionale Carta di Leuca 2022. Grazie e buon lavoro per quest'ultima giornata, queste ultime ore di lavoro. Buona giornata. A presto. Allora, benissimo, sono le 10:44, con queste parole e queste immagini che ci hanno davvero riempito il cuore di gioia e di tanta gioventù, vogliamo fermarci qualche istante lì nella regia e poi ancora insieme.